Ho sempre sentito Dio da piccola, ero molto sensibile alle manifestazioni spirituali, appunto poi essendo nata in una famiglia comunque cristiana, credente, ho sempre guardato a ciò che c'era su e mi sono sempre fatta un'analisi di coscienza, quindi diciamo che spirituale lo sono sempre stata. Sono Valentina e vivo nella provincia di Roma, Civitavecchia. Sono un'insegnante e una studiosa di danza e cultura del subcontinente indiano. Sicuramente il passaggio all'Islam mi ha avvicinato ancora di più di quanto non lo fossi a Dio, perché comunque le regole che vi ho trovato aiutano sicuramente il dialogo tra il credente e Dio, per esempio la preghiera o il digiuno di Ramadan. Che in realtà nasciamo in questa condizione di umanità e di fedeltà a Dio, quindi in realtà stiamo tornando a una cosa che siamo già e mi piace molto pensarla così. Il fatto di aiutare gli altri in tutti i credi religiosi è altamente suggerito e sicuramente farlo durante Ramadan ha una valenza in più, nel senso che tu stai passando 20 ore senza mangiare senza bere, quindi sei vicino in realtà alle persone che hanno una mancanza, un disagio. Ho cucinato la mattina uno dei cibi tipici del Ramadan, che è un riso di origine persiana ed è il riso basmati ingioiellato di uva passa, lo zafferano e patate. E dopo averlo diviso in porzioni siamo andate a darlo alla stazione Termini di Roma, dove purtroppo è pieno di persone che hanno necessità. Mi sono incontrata con le ragazze della mia associazione e altri amici e abbiamo distribuito acqua e beni di prima necessità. Quando prego mi accorgo di avere già quello di cui ho bisogno, quindi quando dai questo cibo ti senti realizzata. Quindi tutti i sacrifici che fai sai che sono per Allah, quindi per la cosa più grande che c'è. Quindi ti stai avvicinando di più a Dio e ovviamente poi la rottura del digiuno è un momento di convivialità anche con gli altri fratelli e sorelle, quindi molto introspettivo come mese sacro. Il mio approccio all'Islam è stato graduale, in parte anche grazie ai miei studi di danza. Sicuramente quando faccio delle danze di ispirazione più, diciamo, poetica e classica, sento che c'è qualcosa perché il talento, per esempio, la poesia, il canto, non si può non dire che non vengano da Dio perché sono dei doni mandati per migliorare il mondo.